buonasera di nuovo, benvenuti, grazie per essere qui a questa presentazione del libro che ha ucciso Pio La Torre, omicidio di mafia o politico edito da Castelvecchi. Qui con noi abbiamo ovviamente i due autori, Armando Sorrentino e Paolo Mondani, che ringrazio soprattutto per avermi chiesto anche di moderare questo incontro, che è mi onora, insomma, poter essere qui con voi questa sera. Saluto già anche i nostri ospiti, il senatore Roberto Scarpinato, già procuratore generale della Repubblica di Palermo, Adriana Ladani, che è presidente di Memoria e Futuro, ma soprattutto compagna di tante lotte con Pio La Torre. Prima di iniziare, do subito la parola a, ovviamente a Ottavio Terranova per presentare il video che è Impegno e vita di Pio La Torre, appunto per presentarci questo lavoro. Se no, si può sedere. Sì. Ovviamente Ottavio Terranova, vicepresidente nazionale dell'ANPI e oggi è presidente provinciale dell'ANPI. Io sono felicissimo di poter partecipare sia come persona sia col mio video a questo evento, ma soprattutto oggi, nel momento in cui parliamo di pace. Abbiamo manifestazione a Palermo, in tutta l'Italia, il 5 ci sarà questa grande manifestazione in molte parti d'Europa, a Roma in modo particolare, perché Pio La Torre era un uomo di pace. Pio La Torre, in questo libro si dice che ha ucciso Pio La Torre. Io voglio soltanto dire un'altra cosa, chi era Pio La Torre? E ho cercato di dirlo con questo video nel momento in cui era necessario per i 20 anni di Pio La Torre, in una iniziativa importantissima al Teatro Massimo di Palermo, con Cofferrate, con tante scuole, tante partecipazioni, Armando, la scuola ETC Pio La Torre, il centro Pio La Torre, la Camera del Lavoro. È stata una manifestazione, un momento importante, il Teatro Massimo scoppiava, non c'erano più posti, sono rimasti, ricordo, 600 persone fuori. Perché? Perché si parlava di Pio La Torre. Chi era Pio La Torre? Pio La Torre era un parlamentare, ma era un comunista ed è morto da comunista, non solo da parlamentare, da comunista, fin da ragazzo. Pio La Torre è conosciuto forse di più per le ultime cose di cui è stato protagonista, ma molti non sanno, per esempio, visto adesso la debolezza che c'è nei partiti cosiddetti di sinistra, che Pio La Torre era un costruttore. Pio La Torre lavorava per mettere insieme nuovi quadri, per avere un gruppo dirigente sempre più forte, impegnando giovani e così via. Io voglio raccontarvi una cosa brevissima. Io ero operaio dei cantieri navali, saldatore elettrico. Mi hanno cacciato via nel momento in cui ero candidato all'elezione della commissione interna. Dopo non molto tempo, Pio La Torre mi ha chiesto di andare a fare il segretario della Camera del Lavoro di Augusta, cioè laddove c'era tutto quel movimento di grande sviluppo con tutte le contraddizioni e tutto quello che significa. Ecco che era Pio La Torre. Pio La Torre poi mi ha riportato a Palermo, mi ha fatto diventare segretario regionale di alcune categorie e poi mi disse: tu devi tornare al cantiere navale a fare il segretario della FIOM, quando il cantiere navale erano 10-12 mila persone. In questo video voi vedrete dei momenti importanti di lui, ma soprattutto le manifestazioni della pace. E poi il suo funerale, che è stata una cosa immensa, con tanta partecipazione. Tra questi forse c'erano anche quelli che non lo amavano molto, però erano sovrastati da questa enorme folla e da quello che... Ma la cosa più importante che io oggi voglio ricordare, che in quando hanno ucciso Pio La Torre c'erano tutti i giudici che sono stati ammazzati successivamente. Tutti, li potrete, o voi li vedrete, uno per uno, tutti sono morti dopo. E quindi questa iniziativa
che parla il libro di Pio La Torre e cerca di capire, di scavare motivi per cui l'hanno ammazzato, e alcune cose precise li sappiamo, la mafia, la base missilistica di Comiso e così via. È importante che noi ne parliamo proprio in questo momento, nel momento in cui, tra l'altro, non dimentichiamolo, noi siamo lampi, ma parliamo sempre di antifascismo, perché grazie alla lotta di liberazione a cui hanno partecipato migliaia di siciliani, poi abbiamo avuto 70 anni di pace, e poi la Costituzione Repubblicana, e poi la democrazia. Adesso dovremmo interrogarci perché siamo arrivati a questo punto. È lungo il discorso, ma dovremo farlo, perché se no finirà che torniamo a quello che adesso vogliono festeggiare, e cioè l'anniversario della marcia di Roma, che noi stiamo contrastando in tutti i modi, perché è una vergogna ricordare quello che è successo con Benito Mussolini e con i nazisti, le leggi razziali e tutte le altre cose. Torniamo a Pio La Torre. Io mi auguro che questo breve parte del mio video, che durava 25 minuti, possa portare un contributo per capire meglio Pio La Torre e per continuarlo ad amarlo come l'abbiamo sempre amato. Grazie. Grazie a Ottavio Terranova. Si può mandare il video. La Torre viene assassinato perché stabilisce in Sicilia un movimento popolare di massa, il più largo possibile, il più largo per combattere la criminalità e per far riscattare la Sicilia, il popolo siciliano. La mattina del 30 aprile, intorno alle ore 9, mentre come sempre si recava in macchina nella sede del PCI in via Turba, di fronte alla caserma Sole, viene barbaramente assassinato insieme col suo giovane autista, Rosario Di Salvo. Ai loro funerali, presente il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, partecipa un popolo immenso e commosso di uomini e donne di tutte le età, di tutte le categorie sociali e di tante battaglie. Bruciano va tutti i tociuri che nascero ca. No, morirà così. Dopo 10 anni di indagini si apre nell'aprile del 1992 il processo ai mandanti del duplice omicidio. Alla sbarra, tra gli altri, Totò Riina, Bernardo Provenzano, Pippo Calò, Michele Greco, tutti componenti della cupola mafiosa. Si concluderà in primo grado nel 1995 con la condanna degli imputati all'ergastolo, confermata nei successivi gradi di giudizio, sino alla definitiva pronuncia della Corte di Cassazione nel maggio del 1999. Il giudice Rocco Chinnici affermava: la strage di Portella della Ginestra ed altri fatti delittuosi verificatisi in Sicilia in tempi recenti provano che la mafia, forza reazionaria per vocazione e per tradizione, non esita ad intervenire in favore del potere quando chi lo detiene ha timore di perderlo o comunque tende a rafforzarlo ulteriormente. Noi vogliamo dar vita a un rinnovato schieramento meridionalista, regione per regione. In Sicilia parliamo di nuovo schieramento autonomista, componente di questa battaglia. Bene, l'esperienza della politica di unità autonomista degli anni 76-78, che cosa ha dimostrato? Noi concordavamo i programmi con l'ADC e poi all'interno dell'ADC si scatenava la controffensiva delle forze conservatrici e moderate e le forze anche peggiori del terrorismo mafioso, fino all'assassinio di Mattarella, e i programmi non si sono realizzati. Adesso noi rovesciamo l'impostazione e diciamo: occorre costruire un polo di attrazione unitaria a sinistra. Quindi il primo interlocutore è il Partito Socialista, da qui le nostre iniziative in questi giorni, anche in Sicilia, in modo da avere dei punti programmatici, e noi abbiamo detto su quale asse ci vogliamo muovere,
che poi prospettiamo a un arco di forze più grande e quindi anche alle forze progressive e più avanzate della Democrazia Cristiana, con l'obiettivo quale? Di suscitare una differenziazione che isola le forze conservatrici e le forze parassitarie e mafiose interne ed esterne alla Democrazia Cristiana. Ecco la strategia nuova, aggiornata, che tiene conto degli errori del passato, quindi non un arroccamento dei comunisti e nemmeno una politica di unità a sinistra fino a se stesso. In Sicilia c'è bisogno di un grande schieramento, ma questo schieramento ha bisogno prima di tutto dell'unità a sinistra come polo di attrazione per mobilitare grandi masse, gli operai di Siracusa e di Gela, i produttori di vino di Trapani, i giovani che vogliono una vita nuova e il lavoro, e poi la lotta per impedire la costruzione a Comiso della base missilistica. Su questo insieme di questioni noi vogliamo sviluppare una grande azione unitaria ed è questa la strada per costruire anche un nuovo schieramento di governo in Sicilia. Ricordo il compagno Pio La Torre fin dalla fine degli anni 40, quando giovane dirigente di contadini dirigeva nella zona di Corleone i lavoratori della terra alla conquista della terra, in uno dei movimenti di massa che certamente più hanno contribuito allo sviluppo democratico dell'isola, oltre che al suo sviluppo sociale. Egli era un compagno che sapeva anche pagare di persona e fu incarcerato per quel lavoro di direzione che gli assolse in quel momento. Fu incarcerato innocente per mesi e mesi, per quasi 2 anni. L'Italia, per la sua posizione strategica nel Mediterraneo, ha diverse basi militari NATO e americane sul suo territorio. Negli anni Ottanta, la decisione del governo italiano di permettere, in base ad accordi NATO, l'installazione dei missili Cruise e Pershing 2 a Comiso, in provincia di Ragusa, scatena nell'isola una reazione inaspettata. Grande è la preoccupazione dei rischi cui espone una scelta militare di questa portata. Pio La Torre, nel breve periodo del suo incarico, consapevole delle possibili conseguenze di una militarizzazione della Sicilia, si impegna in modo totale nell'organizzazione di un vasto movimento unitario che metta insieme uomini e donne di diversa concezione ideologica e culturale e di diversa collocazione politica, accomunati dal rifiuto della logica della guerra e dalla convinzione della necessità della pace. La nostra presenza è necessaria soprattutto in questo momento, quando sappiamo che già si è deciso di iniziare i lavori per la costruzione della base. E ancora qui diciamo che il nostro no è necessario per dir no al riarmo e per andare alla trattativa di Ginevra con la massima credibilità delle parti per raggiungere l'obiettivo della pace e del disarmo. Un'attività frenetica, volta anche a creare alleanze, collegamenti con le forze e i movimenti pacifisti nazionali, europei e mondiali. Pio La Torre, instancabile, come 30 anni prima, non si ferma un attimo. L'apporto di istituzioni varie, le università siciliane che hanno promosso un incontro di tutte le istituzioni culturali del bacino del Mediterraneo, cioè per sottolineare il fatto che noi non vogliamo che la Sicilia diventi un avamposto di guerra, ma una base di pace, un punto di riferimento per l'intesa, la collaborazione pacifica di tutti i popoli che si affacciano sul mare Mediterraneo. Con la coerenza e la forza della sua personalità, rimette in moto energie e intelligenze sopite, ne mobilita di nuove, trasmette coraggio ed entusiasmo. Il movimento per la pace acquista nell'isola un'eccezionale dimensione di massa fino alla imponente manifestazione a Comiso il 4 aprile 1982. La Torre è consapevole che la posta in gioco è altissima. Si preannuncia la più grande manifestazione popolare che Palermo abbia mai conosciuto nella sua storia.
È un segno di grande maturazione delle coscienze, di comprensione della gravità dei pericoli che incombono sulla Sicilia. È una lotta per il diritto alla vita e quindi al lavoro, alla sicurezza, contro la mafia, contro la droga, contro la violenza, contro il terrore. È andato avanti il processo unitario. A Comiso noi comunisti eravamo l'unico partito presente insieme ad avanguardie di varia formazione culturale, politica, religiosa, e abbiamo rotto il muro dell'isolamento ed oggi siamo qui fianco ai lavoratori uniti attorno alle bandiere unitarie dei sindacati, e la DC ha dovuto prendere atto che c'è questa realtà. E questo non significa che noi cambiamo le parole d'ordine. La nostra parola d'ordine resta la richiesta al governo italiano di sospendere la costruzione della base missilistica a Comiso come contributo originale dell'Italia alla creazione del clima più favorevole per il successo del negoziato ginevrino. Questa è la posizione di questa manifestazione. Abbiamo visto e sentito e anche ricordato, no, il fatto che sono passati 40 anni dalla morte di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, e sembra quasi come se nulla è accaduto. Se guardiamo i fatti quotidiani, quello che accade al giorno d'oggi, sembra che tanti argomenti tornano di continuo. La guerra ovviamente è un tema centrale, ma mi viene da dire anche da un certo punto di vista anche quello della lotta alla mafia è un tema centrale, anche se in molti oggi purtroppo non ne parlano. Oggi la mafia appare trasformata per certi versi, si è riadattata a quello che è oggi la società, l'economia e quant'altro. Pio La Torre è sempre stato in prima linea sulla sua firma. C'era stata la legge, no? Famosa, la Rognoni-La Torre, con la quale per la prima volta dopo 122 anni dall'Unità d'Italia di fatto veniva introdotto nel codice penale il reato di associazione di stampo mafioso, la confisca dei beni mafiosi, consentendo anche appunto a un piccolo gruppo di magistrati a arrivare al maxi processo, fare il maxi processo. E questi temi oggi sono sul tavolo ancora, se penso che si sta anche discutendo, si dovrebbe discutere a breve anche dei beni confiscati in Parlamento, si dovrà discutere di ergastolo ostativo, si dovrà discutere di fatti che riguardano comunque la mafia, comunque il contrasto alla mafia. Diciamo la lotta anche di Pio La Torre per la guerra, si sono ricordate le battaglie a Comiso e non solo, oggi si ritorna anche su questi temi. Proprio di recente, per esempio, è notizia di ieri che gli Stati Uniti d'America hanno già detto che vogliono riaggiornare tutte quante i missili a livello nucleare di tutte quante le basi NATO sparse per l'Europa e nel mondo. Leggendo questo libro, comunque, si raccolgono tante testimonianze, e c'è anche una lettura importante che fanno gli autori di documenti specifici, oltre agli appunti di Pio La Torre. E leggendolo si ha una sensazione, appunto, che La Torre avesse intuito perfettamente quella che era la partita in gioco e che ancora oggi, dopo 40 anni, forse è ancora in gioco. Aveva intuito, per esempio, già all'epoca il peso di certi apparati, aveva intuito il peso della P2 di Michele Sindona, aveva anche iniziato a intravedere, forse con qualche anno di anticipo, l'esistenza di strutture come Gladio, di cui abbiamo sentito parlare nel corso del tempo. Aveva anche capito qual era la vera natura della mafia o delle mafie, che era inserita all'interno di un sistema di potere. E nella famosa relazione di minoranza, quella nella commissione parlamentare antimafia, scritta insieme a Terranova, parlava delle altre cose, appunto, di sistema di potere politico mafioso, non di mafia in sé. E oggi tanti addetti ai lavori parlano di sistema di mafie inserite all'interno di un sistema criminale integrato. Quindi questo colloquio, dialogo continuo, che non è solamente con la componente politica ma anche con altri tipi
di componenti. Mi sovvengono a mente le parole di un collaboratore di giustizia come Leonardo Messina, che spesso ci dimentichiamo che è uno degli ultimi, insieme a Mutolo, sentito da Paolo Borsellino. E proprio Leonardo Messina, in commissione parlamentare antimafia, ma prima ancora a Paolo Borsellino, parlava di sistemi, di mafia inserita all'interno di un sistema criminale, con apparati della massoneria, apparati dei servizi e dialoghi vari tra le varie componenti mafiose. Detto questo, non voglio tediarvi, entriamo nel tema ovviamente, non parliamo di Borsellino, non parliamo di mafia d'attualità, o forse sì, perché dicevamo della storia che è tutta quanta collegata. E vado subito con un collegamento video. Il collegamento è con l'onorevole Valentina Chinnici, che non è potuta essere presente, che però dovrebbe essere collegata online, se me lo dice la regia. Eccomi, ecco. Buonasera. Buonasera. Molto, molto semplicemente, dicevamo appunto, 40 anni sono passati e ancora oggi ci troviamo con tante domande su un fenomeno come quello mafioso. Lascia anche basiti per un certo verso come troppo spesso la politica nel corso del tempo sembra essersi dimenticata della mafia e quant'altro, comunque dell'insegnamento di Pio La Torre. In questa città abbiamo anche visto anche di recente come la memoria sia stata anche corta, dove personaggi condannati per fatti di mafia hanno anche in qualche maniera dettato l'agenda politica. Valentina Chinnici, oggi sei ovviamente rappresentante in regione, sei stata già consigliere comunale a Palermo. Come si esce, diciamo, da cosa ci resta della memoria di Pio La Torre? E oggi, come la memoria di Pio La Torre può essere giustamente onorata all'interno della politica? Sì, intanto permettetemi di rivolgere un ringraziamento veramente profondo ai due autori del libro, Paolo Mondani e Armando Sorrentino, perché questo libro è particolarmente necessario, credo, in questo momento. È un libro sicuramente complesso, ed è un libro fondamentale, soprattutto perché in questi anni, in questo momento parlo da insegnante, perché io prima di essere un deputato, una consigliera comunale, una deputata, sono un insegnante. Ecco, in questi anni si assiste a volte a una banalizzazione, anche ad uso scolastico, ripeto, lo dico da insegnante che ha a che fare spesso con molti libri che arrivano nelle nostre scuole e con cui, diciamo, dovremmo spiegare un po' il fenomeno mafioso ai nostri alunni. Ecco, io credo che sia arrivato il momento di prendere molto più sul serio, ripeto, parlo in questo momento da insegnante, perché a scuola sicuramente sono utili le manifestazioni, sicuramente è utile tutto quello che si può fare per parlare di mafia, però serve un ritorno rigoroso alle fonti. E quindi questo libro, dove certamente, diciamo, ci vuole anche una mediazione di chi lo legge, può diciamo porgere anche delle parti importanti, è un libro fondamentale, perché appunto aiuta a fare, diciamo, chiarezza, anche se il quadro chiaramente è molto più complicato di quello che magari uno pensa di sapere, ecco. Quindi una prima riflessione è su questo, cioè un libro come questo è un libro importante per riuscire a parlare di mafia in maniera non banale e per riuscire a riscoprire figure come Pio La Torre. Io avevo 7 anni quando Pio La Torre è stato ucciso, quindi già, diciamo, nella mia memoria è chiaro che avendo io però militato negli anni della sinistra giovanile, sicuramente il nome di Pio La Torre era un nome, per così dire, mitico. Ma in questo libro, così anche come nel bellissimo video veramente commovente, emozionante che abbiamo visto all'inizio, dove poter ascoltare la viva voce di Pio La Torre, emerge quella che è una figura che ha moltissimo da dirci ancora oggi.
Ricordo, vedendo le immagini anche dei funerali di Pio La Torre, le parole che Enrico Berlinguer e poi Luigi Colaianni dissero, prima Luigi Colaianni e poi Berlinguer, dedicarono a Pio La Torre. Mi colpisce perché in questo momento in cui, diciamo, siamo in un'epoca di passioni veramente tristi, no? In cui la disaffezione alla politica è diventato un dato ormai quasi endemico, una patologia, una malattia veramente grave della nostra democrazia, ritrovare una figura come quella di Pio La Torre e rivedere le caratteristiche che facevano di lui veramente un grande leader, ma un leader non nel senso dell'egocentrismo, del narcisismo di cui non difettano purtroppo i nostri leader attuali, ma un leader nel senso che diceva, di cui si diceva prima, come un costruttore che voleva una classe dirigente giovane e forte, un costruttore che voleva una comunità in lotta, un partito di massa e di lotta. Ecco, diceva Berlinguer a un certo punto durante il discorso durante il funerale, che Pio La Torre dava prova di iniziativa, di inventiva, di tempestività, di senso pratico e rilanciava i pilastri del partito in Sicilia. Io da poco appunto sono stata eletta deputata proprio nel Partito Democratico, peraltro, e certe volte penso che si parla sempre della crisi del Partito Democratico, della crisi della sinistra, a volte penso che bisognerebbe semplicemente ritornare con più forza e decisione a quelli che sono in fondo i padri fondatori, almeno in Sicilia, del Partito Democratico, cioè Pio La Torre e Pier Santi Mattarella. E quindi i cardini del partito in Sicilia, la lotta per la pace, la lotta per il lavoro, sono sempre parole di Berlinguer, la lotta alla mafia, alla speculazione, alla droga, ma anche la riscoperta dell'autonomia regionale, quella che veniva definita da Alessi sepolta viva, no? Questa autonomia regionale di cui noi siciliani è sempre stata quasi un ingombro, anziché una risorsa. Ma voglio concludere, il libro chiaramente è densissimo, sicuramente gli ospiti e gli autori che sono lì con voi potranno molto meglio di me entrare dentro anche le carte, ma l'ultima riflessione che voglio fare è ancora dal punto di vista politico. C'è un capitolo che si intitola Un partito allo sbando, in cui appunto si dice che Pio La Torre torna in Sicilia quando il PC ha subito un calo di consenso elettorale, registrando una tendenza negativa superiore a quella di altre regioni. E quello che viene notato appunto dagli autori è che Pio La Torre trova un partito che ha perduto consensi, demotivato, poco in sintonia con la società, che ha visto offuscarsi solidarietà, fratellanza e spirito di sacrificio, da sempre caratteristiche forti della militanza. Per chi ha la mia età, in genere gli anni 70, gli anni 80 sono visti come gli anni d'oro del Partito Comunista, gli anni appunto di Enrico Berlinguer. Eppure da queste pagine emerge che non mancavano assolutamente i problemi, non mancava già questo scollamento con le masse. Ecco, l'azione di Pio La Torre è stata un'azione anche proprio di ricollegamento, proprio di sintonia sentimentale forte delle masse, ma come notano gli autori, il discorso della pace non era un escamotage come un altro, anzi è stata proprio una di quelle fissazioni. Mi colpisce anche la solitudine con cui Pio La Torre, e anche la sufficienza con cui la sua fissazione sulla mafia e sulla pace gli vengono quasi rimproverate un po' da destra e da sinistra. E infine voglio concludere con quello che nei documenti eccezionali, ripeto, questo libro ha una valenza importantissima, perché non solo prova a fare il lavoro che, ahimè, forse avrebbero dovuto fare meglio e con più decisione le procure, cioè il cercare di unire e di in un filo rosso veramente tutto quello che è accaduto negli anni, tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, no? Dall'omicidio Moro a Terranova, a Mattarella, ci metterei anche appunto la strage di Ustica, l'omicidio di Pio La Torre, di Dalla Chiesa, eccetera. Ma voglio riprendere da una lettera che Pio La Torre scrive al compagno Bufalini, è proprio un documento riportato per intero nel libro, che ha appunto quest'altra grande dono di mettere proprio i documenti originali, ripeto, un lavoro filologico importantissimo. A un certo punto mi colpisce quello che veramente è
un ultimo insegnamento fondamentale che Pio La Torre dà, lo dà per iscritto, si vede la sua lucidità, si vede anche come lui aveva un'urgenza in cui capiva e sapeva come quello che lui sapeva. A un certo punto scrive: da quello che sapremo fare in queste settimane dipenderà il destino per lungo tempo della nostra isola, no? Oggi che la politica si sente irrilevante e viene percepita quasi come irrilevante, no? Pio La Torre aveva invece fortissimo il senso della sua missione, viene da dire. Ecco, in questa lettera a Bufalini, e concludo, scusate, spero che si sia sentito intanto il mio discorso, Pio La Torre conclude dicendo: dobbiamo studiare di più e meglio i problemi della nostra ideologia e quelli particolari delle nostre lotte e della nostra organizzazione. Lavorare con più slancio e con maggiore spirito di sacrificio, lanciarci con più coraggio nelle lotte e avere più fiducia nelle nostre masse popolari e nella loro volontà di lottare e organizzarsi. Ecco, lo studio, lo slancio, il sacrificio, il coraggio e la fiducia nelle masse popolari. Credo che questo sia un insegnamento importantissimo che rende più che attuale il messaggio di Pio La Torre. Grazie. Grazie. Onorevole Chinnici. Sirio Luci. Grazie. Mi dicono che in sala è presente la figlia di Rosario Di Salvo. Se vuole raggiungerci qui, per me è un grandissimo onore e piacere. Tiziana. Due parole. Allora, vi ringrazio, vi saluto tutti con affetto. Diciamo che io rappresento la parte familiare e personale, diciamo, di questa tragedia. Per me è sempre importante quando si celebra Pio La Torre, perché chiaramente ricordando quello che ha fatto, le cose importanti che ha fatto e il contributo che ha dato, che sarebbe estremamente importante anche oggi, mi convince che il sacrificio di mio padre, insomma, è stato importante. Cioè, effettivamente era un sacrificio giustificato da una causa veramente importante. E come è stato detto, sono d'accordo che oggi come oggi è importante ricordare Pio La Torre, quello che è stato fatto, non solo da Pio La Torre, da tante persone che ovviamente hanno lottato e combattuto in Sicilia contro la mafia, per la pace, proprio perché purtroppo la situazione degli ultimi 40 anni non mi pare molto migliorata. Diciamo, un periodo in cui personalmente mi sento molto depressa, diciamo, ho perso le elezioni, tanto ve lo dico, e tra l'altro un clima di guerra che ovviamente non si vedeva da decenni in Europa e nel mondo. Quindi spero veramente tanto che ricordare queste figure ci faccia anche ricordare l'importanza della pace, in primo luogo, l'importanza della legalità e del rispetto di tutti. Io ringrazio gli autori, ringrazio tutti voi che mi avete chiamato qui, vi saluto, ascoltiamo il resto. Grazie. Che parlava, ripetendo con Pio La Torre, di slancio, coraggio, passione, intelligenza. Siccome ci sono anche dei giovani in questa sala, voglio ricordare che Rosario Di Salvo ubbidiva proprio a queste idee, a questi concetti, e si mostrò un grandissimo coraggio, una grande abnegazione, uno slancio incredibili nella macchina in cui furono uccisi lui e Pio La Torre. Riuscì a sparare 5 colpi dopo che era stato colpito e coprendo col proprio corpo o cercando di coprire quello di Pio La Torre. Ecco chi era Rosario Di Salvo. Ed
visto che ricordiamo il salario di saldo, un ringraziamento anche a chi ha detto alla sicurezza del procuratore generale, a tutti quanti i ragazzi delle scorte che fanno il loro lavoro con tanta dedizione e passione. Grazie davvero. Proseguo con il nostro giro di interventi, passando la parola ad Adriana, che sei stata un assoluto sicuramente testimone di quel tempo, non solo per il rapporto diretto che comunque avevi con la Torre, ma anche proprio per il lavoro che hai portato avanti nell'impegno politico. Oltre a chiederti un ricordo quindi dell'uomo e del politico, ti chiedo perché secondo te faceva così paura Pio La Torre, soprattutto a chi? Chi è che temeva quell'ondata di cambiamento di cui prima abbiamo sentito alcune parole di testimonianza dello stesso Pio La Torre? Guardando ad oggi, a che punto siamo? Torniamo a noi. Grande emozione avere la figlia di Rosario Di Salvo accanto, un uomo bello e buono, veramente una persona straordinaria, io lo ricordo con un grandissimo affetto. Ed eravamo legati dalla consapevolezza, no? Che lui, io, tanti altri, eravamo accanto a Pio per sostenerne ragioni che capivamo essere essenziali per il presente e per il futuro, non solo del popolo siciliano, delle donne, degli uomini siciliani, ma per il presente e il futuro di tutto il nostro paese, perché questa dimensione nazionale dell'impegno che Pio La Torre decise di sviluppare con una determinazione e una forza inaudita, ritornato in Sicilia, divenuto poi il segretario regionale del PC, aveva proprio le ragioni profonde che attenevano al presente e al futuro dell'Italia. Lui comprendeva esattamente il passaggio politico e istituzionale dentro il quale il nostro paese si trovava e aveva capito che la scelta del governo nazionale, che derivava naturalmente da scelte di carattere internazionale assai più vasto, no? Di collocare i missili a Comiso, creando una grande base missilistica, attorno a questa scelta si giocavano veramente le sorti non solo del popolo siciliano, ma anche della tenuta della democrazia nel nostro paese. Ecco, l'intelligenza politica di Pio La Torre, lo capisco sempre di più, e il libro che presentiamo questa sera ci aiuta in modo essenziale a comprenderlo. Ciò che Pio La Torre aveva capito è che quel coacervo di interessi che costituiva, appunto, come lui diceva, il sistema di potere politico affaristico mafioso, trovava nella scelta della collocazione dei missili a Comiso un punto fondamentale di coagulo. Tutti quegli interessi, gli interessi di grandi centrali finanziarie nazionali e internazionali, di pezzi di servizi segreti nazionali ed internazionali, di logge massoniche e aggregazioni, congreghe illegali di ogni tipo, e naturalmente poi la mafia militante, no? Quella che spara, quella che organizza, che segue i delitti. Ecco, questo coacervo di forze e di interessi trovavano nella scelta della base missilistica a Comiso un punto di ricaduta molto forte, che avrebbe perpetuato per la Sicilia e per l'Italia ciò che purtroppo non è finito ancora oggi. La condizione di una democrazia fragile, immatura, continuamente instabile, una democrazia in qualche modo sotto ricatto. Tra i ragionamenti che lui faceva in quei mesi per aggregare quell'arco di forze così vasto del quale abbiamo sentito parlare nel bellissimo documentario, tra le ragioni che lui rivendicava e con queste si faceva capire molto bene dai giovani, ad esempio, lui diceva:
avremo o non avremo il diritto di autodeterminare il nostro presente e il nostro futuro. La scelta della collocazione dei missili a Comiso, la presenza della mafia dentro questa scelta, accanto a questa scelta, sono la più grande ipoteca al diritto del popolo siciliano e anche del popolo italiano ad autodeterminarsi. Saremo sudditi per sempre, altri sceglieranno per noi. E naturalmente avere capito innanzitutto cos'era la mafia, parlava giustamente la Chinnici di questa banalizzazione insopportabile, no? Alla quale assistiamo del fenomeno mafioso, la mafia che spara, le coppole, Rina. Cioè, se Pio La Torre avesse condiviso questa banalizzazione non l'avrebbe ucciso, Rosario Saldo sarebbe ancora qui tra di noi. Lui non banalizzò mai, lui come potrei dire quasi tutti quelli che sono morti in quegli anni accanto a me. Penso a Chinnici, penso a Dalla Chiesa, no? Chiunque di loro attingesse a questa consapevolezza di ciò che la mafia era e rappresentava, che questo sistema di potere affaristico e mafioso, che usava il terrorismo, cioè l'intimidazione per cambiare e determinare la politica. Ecco, chiunque in quegli anni abbia attinto a questo livello della conoscenza e della consapevolezza è stato ucciso, perché era questa verità che non poteva essere né ricostruita né svelata e che non poteva essere agita politicamente, capite? La politica doveva poter continuare ad andare da un'altra parte. Ho sentito l'altra sera il suo intervento in Senato, sono stata troppo contenta. L'ho conosciuto quando ha cominciato a fare il magistrato e che è stato bene. Allora, benissimo, chiunque abbia attinto a questa conoscenza, a questa consapevolezza, abbia avuto il coraggio non solo di dirla, di raccontarla, ma anche di contrastarla, poi figurarsi Pio La Torre di volerla contrastare con la costruzione di un grande movimento di lotta di massa che vedeva, cioè, 1 milione di cristiani firmare la petizione contro l'installazione dei missili a Comiso, le piazze di questa terra che sembra destinata all'abbandono, riempirsi di donne, di uomini, di appartenenti a generazioni, ceti, culture molto diverse, tutte a combattere per un futuro diverso, per un grande cambiamento. Il cambiamento lo si può progettare, lo si può perseguire quando si ha chiara la consapevolezza del rischio che il presente porta con sé. È ciò che ci manca in questo momento. Noi siamo a un passo dalla guerra e facciamo finta di non saperlo e di non capirlo. Per questo non riusciamo neanche a contrastare. Allora, vado rapidamente a chiudere. Mi preme dire alcune cose, no, ma mi dai il permesso, perché Armanduccio è generoso, mi dai il permesso, io me lo prendo. No, voglio dire alcune cose che mi preme dire. Mi sono domandata, prima di prenderlo nelle mani, perché io ho un attaccamento feticistico ai libri, perciò poi quando ce li ho tra le mani sono molto felice. Mi sono domandata, dato che avevo amato molto la prima edizione, che avevo tutta quanta, quasi mangiato, l'ho presentata in 12 città diverse d'Italia, quella prima edizione. Allora, scusa, ma perché ne hanno fatto una seconda? Io un'idea me l'ero fatta, veramente. Poi, nelle primissime pagine, c'è un post-scriptum nella prefazione che lo rende chiaro. Allora, invece di dirlo con le mie parole, siccome loro sono stati bravi, hanno fatto un bellissimo libro. In questo non sono d'accordo con la Chinnici. È un libro che possono leggere tutti. Si legge tutto di un fiato, come un romanzo avvincente, magari ne capisci una decima parte, perché c'è assai da capire, poi lo rileggi la seconda volta e ne capisci di più, ma è un libro bellissimo, perché gli autori sono stati brevissimi, ma anche perché hanno scelto un soggetto di eccezione, che era Pio La Torre, dobbiamo dire tutte e due le cose.
Detto questo, valeva la pena fare la seconda edizione per due motivi, e così entriamo nel presente. Lo dicono loro, ve lo ripeto. Dice innanzitutto perché non c'è, titolo di quello che sto dicendo. Questi dieci anni non sono passati in vano. E questa nuova edizione è utile perché 10 anni non sono passati in vano. Da qua dobbiamo partire questa sera. Non sono passati in vano perché, come dicono gli autori, a pagina 14 e 15, non c'è più nessuno dotato di buonsenso disposto a credere che la mafia abbia fatto tutto da sola. Primo motivo. Secondo motivo. Si fa strada, e qua lui mi guarda, e fa bene, si fa strada l'idea che tra le strategie della tensione, aspetta perché qua ci ho dato un colpo, tra la strategia della tensione, i delitti politici degli anni 80 e le stragi del 92-93 vi sia più di qualche elemento di continuità. Noi parliamo addirittura di un filo nero stragista. Due motivi importanti per fare una seconda edizione. Nella nostra riflessione dobbiamo partire da qua. Io aggiungo una terza motivazione che voglio nominare esplicitamente. Perché noi da questo momento, così come hanno fatto gli autori già 10 anni fa, noi da questo momento, noi società civile, ci dobbiamo assumere fino in fondo il potere e la responsabilità, alla luce di ciò che sappiamo, di ricostruire la verità storica di ciò che è accaduto. Vogliamo dire a partire dagli anni Ottanta, potremmo dire purtroppo a partire da Portella della Ginestra. Cos'è accaduto in questo nostro paese a partire da quegli anni? Noi abbiamo la responsabilità, noi, società civile, finalmente, ritirando una delega che in modo sbagliando abbiamo conferito alla magistratura, alla quale per troppo tempo abbiamo come voluto assegnare il monopolio dell'accertamento della verità. Dobbiamo dire tra di noi quello che mi sembra anche abbastanza semplice: la verità processuale è essenziale, è fondamentale, abbiamo fatto bene, facciamo bene a continuare a lottare per perseguire verità processuali sempre più profonde, ma la verità processuale è sempre un pezzetto della verità. E non sempre, lo diceva l'altra sera un magistrato intervistato da Purgatori, non sempre la magistratura è nelle condizioni di portare le proprie indagini fino alla fine. A un certo punto, lo vedremo anche nel libro, tante volte, la procura di Milano, la procura di Firenze, la procura di Trapani, la procura di Palermo, a un certo punto, quando sembra si siano avvicinati a passaggi importantissimi, si arrestano. Allora noi abbiamo il dovere della ricostruzione della verità storica di ciò che è accaduto nel processo di formazione della democrazia in Italia. Dobbiamo prendercela questa responsabilità nel ricostruire la verità dei fatti accaduti, non voglio manco parlare di verità storica, nel tentativo di ricostruire, di nominare, di raccontare ciò che è accaduto in questi anni. Noi naturalmente ci avvaliamo anche dei pezzi di verità che la magistratura con tanta fatica, anche con sacrifici di tante vite, è riuscita a raggiungere, ma là dove la magistratura non è arrivata noi non ci possiamo fermare, perché altrimenti noi il diritto a un futuro di democrazia autonoma, autenticamente no? In grado di autodeterminarsi, noi questo diritto lo perdiamo. Quindi questo non è un libro solo da leggere, è un libro che poi è in grado di suscitare in qualche modo la volontà di un impegno. Io credo che questo sia molto importante, proprio in questo passaggio. Io da questo punto di vista, che pure ho chiaro come tutti noi, come diceva lei,
il dolore, no? Di alcune sconfitte, il momento di grande difficoltà. Non sono pessimista, perché colgo sotto traccia che tante cose nella coscienza profonda delle persone in questi anni, no? Tante cose, tanti ragionamenti, tante nuove consapevolezze sono cresciuti. La battaglia che abbiamo fatto in questi anni, tanti che abbiamo perduto, oggi parliamo di Pio, li ricordiamo tutti insieme a lui, queste morti non sono state vane neanche una. Dipende però da noi avere la capacità e la forza oggi di capire ciò che c'è da fare. Il libro, e chiudo, e mi riferisco a questo perché è il modo, secondo me, che in qualche modo il metodo che dobbiamo seguire. Il libro è bellissimo anche perché ed onora profondamente Pio La Torre, perché segue il metodo che Pio La Torre seguiva. Allora, sì. Pio La Torre era uno che non aveva mai paura di guardare la realtà che aveva davanti. La guardava fino in fondo anche quando era bruttissimo. E ne coglieva le contraddizioni essenziali. E nel momento in cui acquisiva consapevolezza dei punti dello scontro, dei punti del conflitto tra gli interessi, tra i gruppi, eccetera, e ne comprendeva le profonde ragioni, bene, in quel momento egli era in grado, in qualche modo, no? Non solo di leggere ciò che aveva davanti, ma sulla base di quella lettura di progettare un'azione per contrastarla. Allora, il libro è proprio, da questo punto di vista, una perfezione della capacità di leggere i fatti, di connetterli tra di loro per dare poi alla fine, con tutta l'assunzione di responsabilità che questo comporta, per dare una lettura di come sono andate le cose e consegnare a tutti noi quella verità storica, quel pezzetto di verità storica fin qui acquisita, non ci fermeremo mai, no? Che può motivare l'azione politica, l'azione democratica di ciascuno di noi e di noi tutti quanti insieme. In un momento di crisi così grave e profonda della sinistra, io credo che questo metodo e questo merito, che è il metodo e il merito di Pio La Torre, che Armando Sorrentino e Paolo ci consegnano in modo così bello, veramente, lasciatemelo dire, ecco, bene, in questo momento questo metodo e questo merito sono un grande regalo del quale non possiamo fare a meno. Grazie per la tua testimonianza, Adriana. Mi dicono che ringraziamo ovviamente per la sua presenza, che è presente l'editore Pietro D'Amore, editore Edizioni Castelvecchi. Grazie per aver creduto e per credere in questo libro che, come diceva Adriana, è sicuramente importante per permetterci di portare avanti la memoria e anche magari di assumerci un impegno. Mai come oggi penso che sia importante proprio portare avanti la memoria laddove siamo in un momento storico particolare dove tra diritto all'oblio e presunzione di innocenza credo che la memoria per quanto riguarda soprattutto il giornalismo d'inchiesta sarà molto molto difficile portarla avanti e sotto attacco è la libertà di informazione che è un diritto dei cittadini non dei giornalisti di scrivere. Detto questo, procuratore Scarpinato, non riesco proprio a chiamarla. Va bene, preferisco. La morte di Pio La Torre, tutti quanti quegli omicidi eccellenti degli anni 70, dei primi anni 80, è evidente che si inseriscono all'interno di un contesto nazionale e internazionale di profonda crisi, di cambiamento, e lo stesso accadde nel 92, se pensiamo appunto che le stragi Falcone e Borsellino, quelle del 93, avvengono in un mondo che comunque stava cambiando, c'era stato qualche anno prima la caduta del muro. Oggi, se vogliamo, siamo di fronte anche in un altro tempo di cambiamento, molto delicato e particolare, sia a livello nazionale, ed è stato testimone in diretta di alcune di queste cose in Parlamento, e anche a livello internazionale, viene da dire. Siamo veramente di fronte a una storia che si ripete, a suo parere? Beh, concordo che questo libro è importante.
perché è scritto in modo magistrale, è documentato e offre le chiavi di lettura per comprendere che l'omicidio La Torre, così come altri omicidi di cui si parla nel libro, l'omicidio Mattarella, l'omicidio della Chiesa, l'omicidio di Michele Reina, non sono riducibili a omicidi di mafia, ascrivibili cioè alla responsabilità esclusiva dei soliti brutti, sporchi e cattivi di Porrina e a interessi interni alla mafia, ma sono omicidi politici eseguiti dalla mafia per conto terzi e sono soprattutto episodi di una lunga ed occulta guerra sporca, di una lotta politica che è stata condotta sin dagli albori della Repubblica dalle componenti più reazionarie del paese, che non hanno mai accettato il nuovo patto sociale sancito dalla Costituzione del 48 e che si sono alleate tra di loro per sabotare l'attuazione della Costituzione o peggio per stravolgerla, creando una Repubblica presidenziale in chiave autoritaria, e che a questo fine hanno messo in campo tutti gli strumenti, compresi l'omicidio, la strage, i progetti di colpo di Stato, per falsare il libero gioco democratico del paese e per impedire una rivoluzione a sinistra. Diamo un nome e cognome a queste componenti reazionarie, che hanno agito come un unico pool, come un unico sistema criminale integrato. In primo luogo ci sono stati i reduci del fascismo e della Repubblica Sociale Italiana, che non hanno mai accettato il nuovo ordine repubblicano e che hanno vissuto questa Costituzione come un'imposizione e che si sono in parte riciclati nei gangli strategici del nuovo Stato repubblicano, apparati di polizia, apparati di servizi segreti, forze armate, e in parte hanno dato vita a nuove formazioni politiche neofasciste, variamente denominate, tra cui Ordine Nuovo, di cui è stato fondatore Pino Rauti, figura di riferimento attuale di Fratelli d'Italia, Avanguardia Nazionale, Ordine Nero, fucine di formazione, di reclutamento di tanti soggetti che, come è stato accertato con sentenza definitiva, hanno eseguito stragi e hanno progettato colpi di Stato. Questo è il primo soggetto del pool. Il secondo soggetto che ha fatto parte del pool criminale sono stati i circoli massonici variamente denominati, di cui la P2 è un paradigma, è l'esempio più noto, divenuti luoghi di incontro e gabbine di regia politica di vertici della classe dirigente, industriale, politici, grandi latifondisti, ostili a qualsiasi evoluzione democratica del paese e soprattutto a qualsiasi apertura a sinistra. Il terzo soggetto che fa parte del pool criminale, del sistema, chiamiamolo così, criminale integrato, è stata la borghesia mafiosa, asse portante del sistema di potere mafioso che sin dall'origine dello Stato unitario è stato uno dei poteri forti del paese. Questo pool di forze razionali, questo sistema criminale integrato, ha operato lungo tutto il periodo della guerra fredda, con l'occulto soggetto di sostegno esterno dell'amministrazione dei servizi segreti degli Stati Uniti, e anche questo non è più dietrologia, perché gli ultimi sviluppi della strage di Brescia hanno dato un nome e cognome agli esponenti dei servizi militari e civili statunitensi che c'erano dietro con la strage, hanno avuto questo occulto sostegno in quanto ritenuti argine e un anticorpo contro il pericolo dell'avvento delle sinistre nell'area del potere. A loro volta, queste forze reazionarie nazionali hanno utilizzato l'alibi dell'anticomunismo come giustificazione e copertura di azioni criminali finalizzate in realtà solo a garantire i loro privilegi e interessi economici. Questi a grandi linee gli attori in campo, dobbiamo averli presenti, componenti di questo sistema integrale, in questo sistema criminale integrato, che hanno operato
il nostro paese sin dall'inizio della Repubblica e ha operato questo sistema criminale su un doppio versante, nazionale e siciliano. Le stragi eseguite durante tutto il periodo della strategia della tensione, avvalendosi degli specialisti della violenza, come specialisti della violenza, esecutori reclutati nelle file del neofascismo. E gli omicidi politici eseguiti in Sicilia avvalendosi del braccio armato della mafia. Per capire il disegno strategico di lungo respiro di questa guerra sporca, dovete avere la pazienza di seguirmi in una telegrafica ricostruzione dell'inestricabile intreccio che c'è tra storia politica e storia criminale in Italia dall'inizio della Repubblica. Non dobbiamo dimenticare che l'incipit della storia repubblicana è tenuto a battesimo da una strage politico-mafiosa che segna l'inizio della strategia della tensione, l'anno zero della strategia della tensione, la strage portata da Ginestra, che ha una motivazione politica. Quello che era successo è che dopo 20 anni che non si faceva elezioni, nessuno conosceva i reali rapporti di forza all'interno del paese, si svolgono per la prima volta le elezioni e le prime elezioni si svolgono in Sicilia. Sono le elezioni dell'aprile del 1947 per la costituzione dell'Assemblea regionale. E avviene una cosa scioccante, che nessuno si aspettava. Il blocco del popolo, comunisti e socialisti insieme, ottiene un eclatante successo. Con 567.000 voti corrispondenti al 30%, lasciando al secondo posto a 10 punti di distanza la Democrazia Cristiana. Si crea l'allarme rosso, perché se questo successo elettorale fosse stato replicato l'anno successivo, nelle elezioni del 1948, sarebbe stato una rivoluzione rossa. E quindi viene consumata la strage dissuasiva di Portella della Ginestra, che raggiunge il risultato di mandare il messaggio che doveva mandare e su cui non mi soffermo perché sapete tutto quello che è successo. Il capo della banda Giuliana e 11 esecutori della strage a conoscenza dei mandanti politici e dei segreti scottanti vengono tutti sterminati sino all'ultimo, Gaspare Buscetta. Tutti ci ricordiamo della strage a Portella Ginestra e però poi facciamo un poco di conclusione su quello che succede dopo. Quello che succede dopo è un'altra manovra politica che viene posta in essere da questo sistema, e cioè la strategia terroristica mafiosa contro il movimento contadino che rivendicava l'attuazione della Costituzione, la parte che riguardava la riforma agraria, e che viene attuata con l'esecuzione di 45 omicidi del mondo contadino, con una mattanza che si protrae dal 44 al 96. È una strategia terroristico-mafiosa che spezza le reni del movimento contadino e consente al Partito Comunista di La Torre, di Ricauso, di indietreggiare, abbandonando la strategia dell'attacco frontale per una valutazione realistica delle forze in campo. E arretrando, si arriva poi, come vedremo nella seconda parte dell'esposizione, ai compromessi sempre più a ribasso. Mentre questo accadeva in Sicilia, perché non dobbiamo mai perdere di vista che questa strategia si muove in campo nazionale, in Sicilia, eccetera, il ricorso da parte del sistema criminale integrato di cui ho parlato alla minaccia di colpo di Stato e al linguaggio delle bombe resterà una costante. In tutti gli anni successivi, tutte le volte che si prospetterà la possibilità di formare governi progressisti che sono intenzionati a dare attuazione alle promesse costituzionali. Nel 1963-64 si forma il primo governo di centro-sinistra con l'alleanza tra Moro e socialisti di Nenni. All'inizio è un governo che fa alcune cose, dopodiché Nenni alza la posta e dichiara che ha intenzione di condizionare l'alleanza all'attuazione di importanti riforme attuative della Costituzione. E a quel punto viene attuato il piano Solo. Tutti vi ricordate che si chiama così perché era un piano che viene posto in essere
l'allarme ai carabinieri con ben placido del Presidente della Repubblica, che prevede l'arresto e la deportazione dei principali esponenti del movimento di sinistra. Nenni viene a conoscenza di questo progetto, che definirà il tintinnio di sciabole, e per evitare questo esito annuncia pubblicamente che rinuncia alla riforma a quale il Partito Socialista aveva condizionato l'alleanza con la DC. Funziona. Nel maggio del 1970 viene approvato lo Statuto Lavoratore, un'importantissima conquista della sinistra. La risposta è il progetto del golpe di Stato del dicembre del 1970, il golpe borghese, che vede entrare in campo tutti i componenti del sistema criminale che vi ho detto, perché ci sono i reduci fascisti, tra cui il principe Junio, Valerio Borghese, Stefano Lecchiani e tanti altri che l'hanno visto indicare, Gelli, che è il capofila dei circoli massonici referente dell'amministrazione degli Stati Uniti, la supervisione di Umberto Federico D'Amato, capo dell'ufficio riservato ai ministeri degli interni e uomo CIA in Italia, e la mafia e la 'Ndrangheta. Nel libro troverete le pagine con le quali i collaboratori di giustizia e padroni altri raccontano il modo in cui la mafia partecipa al golpe borghese, mandando insieme alla 'Ndrangheta un manipolo di opere scelte. E nel 1970, in contemporanea al golpe, la famiglia Madonia di Palermo fa esplodere delle bombe dinanzi a edifici pubblici di Palermo in contemporanea all'attuazione del golpe. Il golpe non viene attuato perché all'ultimo momento arriva un controordine. La guerra sporca raggiunge il suo apice con l'esecuzione di una serie di stragi che hanno lo scopo di, per alcuni, di creare una situazione di emergenza che dovrebbe portare a una repubblica presidenziale. Vecchio sogno della riedizione dell'uomo solo al comando del periodo fascista. Per altri, quella di stabilizzare e destabilizzare. E viene quindi posta in essere una strategia della tensione con una successione impressionante di stragi. La strage di Milano di Piazza Fontana nel 69, che viene attuata dagli uomini di Ordine Nuovo, Freda e Venturi, ripeto, Ordine Nuovo fondato da Pino Rauti. La strage di Gioia Tauro del 22 luglio 70, in contemporanea alla sommossa di Reggio Calabria, che vede interagire fascisti e 'ndranghetisti. La strage di Patriano del 72, firmata da Pino Nuovo. La strage di Taliscus del 74. La strage di Piazza della Loggia di Brescia nel 74, firmato Ordine Nuovo, di Bologna 1980, a cui partecipa Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, terza posizione. Del rapido 904 del 1984, che vede rientrare in campo la mafia con Pippo Calò, uomo Cernera a Roma, tra mafia, P2 e neofascisti. Caratteristiche di queste stragi sono i sistematici di pesteggi. L'opinione pubblica non sa, perché i media di padronali non glielo raccontano, che ci sono tante sentenze definitive di condanna di vertici dei servizi segreti e dell'esercito condannati per depistaggio delle stragi. Una l'ho ricordata al Senato l'altro giorno, quando ho chiesto: onorevole Meloni, ma mi spiega com'è che Fratelli d'Italia nel 2022 organizza al Senato una commemorazione a Gianna Delio Maletti, condannata a 18 mesi con sentenza definitiva per favoreggiamento degli autori della strage di Piazza Fontana, e uomo simbolo dei servizi che hanno depistato le indagini e impedito di accertare mandanti ed esecutori, e mi spiega com'è che l'avete definito un uomo di Stato? Non ha avuto risposta. Nella strage di Pedano del 1972 sono stati condannati con sentenza definitiva per depistaggio il generale Mingarelli e il colonnello Chirico. Per la strage di Brescia del 1984 è stato accertato che i servizi segreti avevano nascosto la magistratura per 40 anni che uno degli esecutori della strage, Maurizio Tramonte, rientrato nell'area di Ordine Nuovo, era un informatore dei servizi segreti. Per le indagini sulla strage di Bologna del 1980 sono stati condannati con sentenza definitiva
per aver depistato le indagini, due vertici di servizi segreti, il generale Musumeci, il colonnello Belmonte, l'agente segreto Francesco Pazienza, e l'ultima sentenza della Corte di Assise di Bologna, che ha condannato Paolo Bellini come ulteriore esecutore della strage, ha ricostruito il ruolo di mandante di quella strage di Getti e di Federico Umberto D'Amato, capo dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno e uomo della CIA in Italia. Paolo Bellini, condannato per la strage di Bologna, è lo stesso Paolo Bellini che si trova in Sicilia durante la fase calda delle stragi politico-mafiose nel 91-92 ed è in costante dialogo con gli esecutori della strage di Capaci. Il processo di possibile evoluzione democratica del Paese, con il cosiddetto compromesso storico, diretto a sancire finalmente l'ingresso dei comunisti nell'area di governo e la unificazione politica delle masse cattoliche con quelle socialiste, il più grande progetto politico che sia stato concepito nella storia della Repubblica e che avrebbe dovuto emancipare questo Paese sia dalla dipendenza degli USA sia dalla dipendenza della Russia, viene arrestato definitivamente con il sequestro Moro, la cui morte viene decisa, come è stato ricostruito, dai componenti del comitato di crisi istituito presso il Ministero dell'Interno e gestito dai componenti della P2 e da un consulente americano inviato all'amministrazione statunitense, il quale ha poi nei giorni successivi confessato apertamente che la sua missione era quella di sacrificare Moro. A questo punto la scena si sposta in Sicilia e a poco arriviamo alla torre, perché la Sicilia in quel periodo, anni 70-80, assume un rilievo strategico nell'area del Mediterraneo, diventa un laboratorio politico e troviamo nel 1979 una vicenda che nel libro viene ricostruita ampiamente, il viaggio di Sindone in Sicilia e la preparazione da parte dei mafiosi di Gelli, da parte dei mafiosi di Sindona, di referenti dell'amministrazione americana, di un progetto di golpe di Stato separatista della Sicilia, che avrebbe dovuto separare la Sicilia dal resto d'Italia facendo una base americana nel Mediterraneo. Interviene Gelli, boccia questa strategia e subito dopo prende avvio una strategia molto più sofisticata che inizia con l'omicidio Mattarella. Falcone definisce l'omicidio Mattarella il Moro bis. Cos'era successo? Dopo la fine di Moro sembrava che la stagione del compromesso storico fosse definitivamente chiusa. Se non che in Sicilia c'è un leader che si chiama Piersanti Mattarella, allievo di Moro, che aveva anticipato in Sicilia già l'apertura ai comunisti perché aveva formato un governo con l'appoggio esterno ai comunisti prima ancora che venisse attuato in campo nazionale il compromesso storico. 2 o 3 mesi prima aveva fatto questo governo d'apertura dei comunisti, prima che il giorno del sequestro di Moro venisse formato il governo che doveva sancire per la prima volta l'ingresso dei comunisti nel governo. Mattarella capisce cosa c'è dietro il sequestro Moro, ma non demorda. E per essere sintetico, porta avanti la linea di apertura dei comunisti nell'area di governo e si fa promotore di questa strategia in campo nazionale. Ma come ha testimoniato il coordinatore degli enti locali del tempo, Gava DC, si decide che sarà il congresso nazionale della democrazia cristiana, che dovrà svolgersi nel febbraio del 1980, a stabilire se la linea di apertura di Mattarella e comunisti con l'ingresso dei comunisti nel governo regionale siciliano poteva essere attuata, poteva tornare ad essere una strategia in campo nazionale. È un complesso molto importante, perché data la sua statura si prevedeva che Mattarella potesse diventare segretario o vice segretario nazionale del DC e tutti i pronostici davano vincente il coagulo di correnti
Moroteo, Andreotti, Gava, che raggiungevano, secondo i pronostici, la maggioranza. A quel punto interviene l'amico Mattarella. Poco prima che si svolga il congresso nazionale ADC, che sconvolge tutti i piani, i pronostici vengono ribaltati, non passa la linea Moro e passa la linea del CAF, che chiude definitivamente con l'apertura possibile dell'ADC ai comunisti. E qui arriviamo alla Torre, perché in questo contesto si scrive l'omicidio della Torre. E gli autori sono estremamente bravi perché ricostruiscono la vicenda della Torre su un duplice piano. Il primo piano è quello della ricostruzione, della capacità di la Torre di andare al di là del senso comune, di quello che tutti pensavano. La Torre è il primo a capire le connessioni della mafia con la destra eversiva, con i circoli massonici di fedeltà atlantica e con i servizi segreti americani, cioè vede il sistema criminale in grado. È proprio per questa sua lucidità di analisi, che poi si traduce in una coerente azione politica, viene eliminata, come vengono eliminati tutti quelli che vedono il sistema criminale e capiscono come funziona. La Torre ci aveva compreso che c'era qualcosa che andava molto al di là delle collusioni della mafia con la politica nazionale, che già aveva messo in evidenza la relazione di minoranza del 76. Aveva capito che la mafia era integrata in un blocco di forze eversive, neofasciste, massoneria, amministrazione americana, che dietro le quinte conduceva quello che non a caso Falcone definì il gioco grande del potere, intervenendo in momenti cruciali, con omicidi mirati, con stragi, per guidare la transizione del processo politico. La Torre capisce che la causale occulta dell'omicidio Mattarella, e prima ancora capisce che l'omicidio Michele Reina è stato un avvertimento a Mattarella, e racconta Michele Reina, sì, faceva i suoi affari negli appalti, però era uno che aveva aperto all'ingresso dei comunisti nell'amministrazione regionale, viene ucciso per questo. E la Torre quindi ridicolizza la tesi che Mattarella sia stato ucciso per aver messo in pericolo gli interessi mafiosi in faccia per di appalto. Lo dice, ma che state dicendo? L'omicidio Mattarella è un omicidio politico e la inquadra appunto nella strategia nazionale. Non ci può essere un Moro bis. Abbiamo chiuso con Moro, non si può riaprire quella partita. E quindi una causale occulta in cui la mafia fa qualcosa che poi viene replicato in altri omicidi. Offre una causale di copertura. La causale di copertura mafiosa che verrà utilizzata per l'omicidio Mattarella, per l'omicidio della Torre, per l'omicidio della Chiesa, chiude i conti. Certo. Sono stati uccisi dalla mafia perché davano fastidio alla mafia. E questa causale di copertura copre la causale occulta politica e impedisce di risalire ai mandanti. Quindi, diciamo, l'apporto dei mafiosi non è soltanto come esecutori materiali, che l'omicidio Mattarella non ce vedremo, ma anche come offerta di causale di copertura. Poi, se c'è il tempo, a proposito della causale di copertura, parlerò dell'omicidio dalla Chiesa. La stessa consapevolezza guida la Torre nella straordinaria mobilitazione politica contro l'installazione dei missili Cruessa Comiso, che intralcia gli interessi strategici degli americani in quella zona, che insieme ai servizi segreti italiani che installano Gladio in Sicilia con la base di Trapani avevano eletto la Sicilia come un luogo dove, capisce bene la Torre, si sarebbe verificata una perfetta saldatura di interessi tra mafia, servizi segreti americani e servizi segreti italiani, perché le operazioni che vengono condotte dai servizi hanno bisogno di essere blindate, hanno bisogno di assoluta segretezza, e la mafia ti garantisce nel territorio l'assoluta segretezza e ti fa anche il lavoro sporco, come la strage di Pizzolungo,
dove viene offerta una cosola mafiosa per colpire Carlo Palermo, perché era il primo che aveva fatto le indagini sul traffico internazionale di armi. E quindi comincia, nella zona di Trapani, cioè il traffico internazionale di armi condotto dai servizi per eludere le convenzioni internazionali che impedivano di vendere armi in certi paesi, con l'appoggio della mafia, il coinvolgimento della mafia. Questo io credo che sia la chiave di lettura della imprendibilità di Matteo Messina Denaro, del padre e del figlio, che in quella zona ha stabilito da tempo del rapporto organico con i servizi segreti. E nel libro si ricostruisce il complesso iter che la Torre compie per arrivare a questo livello di conoscenza, perché lui ha un orizzonte conoscitivo che non è legato sulla Sicilia, l'Italia. Lui guarda gli equilibri geopolitici mondiali, il ruolo degli Stati Uniti nel Mediterraneo, e coltiva rapporti non soltanto con chi vince dalla Chiesa, ma anche, nel libro molto interessante, rapporti segreti con uomini dell'amministrazione americana di fedeltà democratica che gli forniscono informazioni preziose. Gli autori guidano il lettore nei meandri del gioco grande nel quale si muoveva la Torre, con una lucidità di visione che superava quello degli stessi vertici del Partito Comunista Nazionale del tempo, perché la Sicilia era diventata il laboratorio politico di avanguardia degli equilibri nazionali e internazionali, e vedeva quello che non vedevano quelli che stavano a Roma e al Comitato Centrale. Quindi una prospettiva per me almeno inedita della vicenda di La Torre, che consente di comprendere appieno il grandissimo spessore culturale e politico di La Torre, che va molto al di là della narrativa ufficiale. Il secondo piano di lettura che gli autori intersecano con il primo abilmente riguarda la storia di La Torre all'interno del Partito Comunista. E devo dire che per me è stata una lettura dolorosa e allo stesso tempo illuminante. Perché questa parte del libro narra le epiche battaglie condotte dalla Torre nel periodo in cui è deputata all'Assemblea regionale contro lo strapotere delle famiglie dei grandi esattori, i Salvi, Cambrie, Di Benedetto, poi contro i grandi gruppi imprenditoriali che monopolizzavano il settore degli appalti pubblici, e il suo doloroso, progressivo scoprire nel tempo il coinvolgimento di componenti significative del suo stesso partito e scambi sotto banco con gli stessi gruppi di potere che egli combatteva. E quindi il suo progressivo isolamento. E poi, dopo il suo omicidio, il libero erompere di quelle stesse componenti che, non dovendo più confrontarsi con una presenza scomoda come La Torre, con un interlocutore critico come lui, rompono tutti i freni inibitori e tutti gli argini, e fanno sì che il PC diventi componente organico del sistema consociativo e spartitore degli appalti del denaro pubblico di cui facevano parte Lima e gli altri referenti del sistema di potere mafioso. Una lenta e progressiva integrazione e normalizzazione del Partito Comunista nel sistema di potere del tempo, che subisce un'ulteriore accelerazione dopo la morte di Berlinguer. Quando cade il muro di Berlino, il partito è ormai nelle mani delle correnti, delle componenti che erano sempre state ostili alla Torre Berlinguer, che portano a compimento il processo di mutazione genetica, divenendo il partito di riferimento dell'establishment, di cui adotta il codice culturale neoliberista, che si traduce nella sequenza di leggi che, anno dopo anno, hanno smantellato i diritti dei lavoratori, precarizzato il lavoro, rinnegato lo statuto del lavoro. Interessante per capire quanto venga da lontano e quali siano le radici dello smarrimento dell'identità originaria del principale partito della sinistra nel paese. È una storia che viene da lontano. E poi c'è una parte del libro dedicata a Falcone, perché Falcone è un altro che, come dalla Chiesa, che come La Torre, vede il sistema criminale integrato, va al di là della conclusione con questo politico, vede il pool che opera, capisce che sono tutti insieme neofascisti, massoni e mafiosi che operano, e quindi capisce che l'omicidio Mattarella non è un omicidio di mafia,
e incrimina e manda in giudizio come responsabile dell'omicidio Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallino, neofascisti, individuandoli come killer a servizio di poteri superiori della P2, comprendendo la reale motivazione dell'omicidio, capisce che l'omicidio della Torre non è soltanto un omicidio di mafia e da quel momento imbocca la pista nera, si fissa con le indagini su Gladio e da quel momento inizia la seconda fase della vita di Falcone, che non gli dà scampo, perché nella prima fase lui si era inimicato già la mafia, il riciclatore, eccetera, e gli bastava. Nella seconda fase, quando imbocca la pista nera e capisce cosa c'è dietro l'omicidio della Torre, l'omicidio Mattarella, entrano in campo le menti raffinatissime. Iniziano gli esposti anonimi del Corvo, l'attentato alla Daura, e lui capisce di doversi misurare con un potere che è molto più grande di quello della mafia. Le indagini di Falcone, però, non riescono a raggiungere su. Falcone dichiara, e nel libro riportato alla Commissione parlamentare di mafia, qua dobbiamo riscrivere la storia del paese. Lo dichiara. L'omicidio Mattarella, se la tesi che stiamo seguendo è fondata, c'è un collegamento tra l'omicidio Mattarella, tra la strage di Bologna, bisogna riscrivere la storia del paese, cioè lui capisce la inestricabile connessione che c'è tra storia politica e storia criminale in questo paese. E proprio perché capisce diventa estremamente pericoloso e tenta di fare, quando è la procura della Repubblica di Palermo, le indagini sull'omicidio Mattarella, sull'omicidio La Torre, sul Gladio, e io sono stato personalmente presente allo scontro durissimo che avvenne nella stanza di Piero Giammanco, quando lui minacciò di dare le dimissioni del procuratore antimafia perché non gli si voleva consentire con varie stratagemme di fare queste indagini. E quando ci fu la strage di Capaci e poi di Via D'Amelio, e io chiesi ai miei colleghi di sottoscrivere il documento che avevo redatto, con cui abbiamo minacciato di dare le dimissioni se non fosse stato mandato via Giammanco, e fui sentito al Consiglio per la Magistratura, e raccontare cosa c'era alla base dello scontro tra Falcone e Giammanco e il suo gruppo. Cioè le indagini sui diritti politici, quello era il punto. Tant'è che se leggete i suoi diari, al 70% le sue notazioni cosa sono? Non mi consente di fare indagini con Gladio, mi ha annullato l'appuntamento col procuratore di Roma, non mi ha fatto sentire il cardinale Papparatto, è tutto lì. E lì lo scontro. Ma lui, quindi va via la procura di Palermo, ma continua segretamente a fare le indagini. Le continua sotto banco. E nell'ultimo incontro che abbiamo a Roma, quando lui è sicuro che sarà nominato procuratore nazionale antimafia, mi dice: finalmente potremo riprendere le indagini che tu sai. E le indagini che io sapevo erano le indagini sui diritti politici e Gladio, perché su questo ci eravamo battuti insieme contro Giammanco. E la storia degli omicidi di Mattarella, dell'omicidio della Torre, dell'omicidio della Chiesa ci portano tutti dritti alle stragi del 92 e 93. Perché le stragi del 92 e 93 vengono organizzate dal sistema criminale integrato di cui vi ho parlato. Perché? Perché questo sistema criminale integrato, che durante tutto il periodo della Prima Repubblica aveva goduto di un'impunità blindata, garantita dal sistema di potere della Prima Repubblica e dagli Stati Uniti, quando crolla il muro di Berlino e si sfarina progressivamente il vecchio sistema di potere della Prima Repubblica e gli Stati Uniti si voltano dall'altra parte e spostano gli interessi in altre zone del mondo, si trovano improvvisamente scoperti. Si trovano scoperti con il pericolo che quella che viene chiamata la gioiosa macchina da guerra, e cioè l'alleanza tra gli eredi del Partito Comunista e la sinistra della DC, vinca le elezioni, prenda il potere e che vadano al governo personaggi come Violante di allora, Falcone, Borsellino ed altri, e che quindi si riaprono gli armadi e tutti gli scheletri del passato escono.
Quindi si trovano tutte la stessa barca, mafiosi, esponenti dei servizi di rete, massoni che avevano fatto strage, amici degli eccellenti, sono tutti con l'acqua alla gola. Se quelle sinistre che avevano combattuto per una vita finalmente conquistano il potere, è la stagione dell'apertura del regolamento dei conti. E quindi si mettono insieme. Dalle indagini viene fuori che la strategia stragista viene pianificata nel 1991 da questo pool sistema integrato. Gli strateghi della strategia dell'attenzione, massoni, servizi segreti, neofascisti, forniscono il software, cioè come si fa. E Cosa Nostra ci mette l'hardware, cioè il braccio operativo. Le stragi le fa nei tempi e nei modi indicati dal livello superiore in modo che possa raggiungere e tutto destabilizzare. Quindi Falcone lo deve ammazzare a Roma, come Rina aveva stabilito, mandando lì una squadra di killer capitanata da Matteo Messina Denaro, che poteva uccidere tranquillamente Falcone, perché, come io ho potuto constatare personalmente, camminava solo senza scorta. Perché così non riusciva a raggiungere il risultato. Me la devo uccidere a Palermo con queste modalità e in prossimità all'elezione del Presidente della Repubblica. Così diventa destabilizzato. E a questo punto non posso parlare di tutto lo stragismo del 92 e del 93, che si muove con una sequenza che viene, diciamo, questo progetto viene concepito con una grandissima lucidità, perché viene stabilito fin dall'origine che si comincia in Sicilia in modo da mettere la firma della mafia sulle streggi. Ma siccome se tu continui a fare le mafie in Sicilia, sì, tu Cosa Nostra ti vendicherai dei tuoi nemici, ma noi non riusciamo a raggiungere l'effetto della destabilizzazione. Le stragi me le devi portare al nord, perché se me le porti al nord, a Milano, a Roma, crei l'effetto terrore che destabilizza il paese. E quindi le stragi vengono portate al nord con l'indicazione degli obiettivi della tempistica, e non è un caso che il progetto di destabilizzazione di tutte le principali stragi del nord vengano attuate dopo che si forma il governo Ciampi. Il governo Ciampi sancisce per la prima volta l'ingresso dei comunisti nel governo. E sembra essere il laboratorio che anticipa quello che potrebbe accadere con le prossime elezioni. Il segnale è: il paese non deve andare in quella direzione. Il linguaggio delle bombe serve a pilotare la transizione politica, e ci riesce benissimo, perché la transizione politica viene pilotata e arriva al governo Berlusconi. E questa è storia che conosciamo tutti, e pensavamo che fosse finita lì questa storia, ma abbiamo un altro pezzo di storia che invece è l'attualità, che vede insieme un partito come Forza Italia, il cui vertice ha avuto rapporti pluriennali con mafiosi processualmente accertati, e che ha avuto tra i suoi soci fondatori un personaggio come Marcello Dell'Utri, condannato per concorso esterno, che tutt'oggi ha un potere di condizionamento delle strategie politiche siciliane che non si capisce da dove derivi, e questo partito è alleato con un altro partito, Fratelli d'Italia, che rivendica la continuità ideologica con il neofascismo. Perché quando io ho chiesto alla Meloni: ma mi spiega com'è che lei coniuga il giuramento di fedeltà alla Costituzione col fatto che nel vostro pantheon di riferimento c'è Pino Rauti, che è stato fondatore di Ordine Nuovo e che è stato uno degli strateghi della strategia d'attenzione? Mi spiega com'è che definite Maletti uomo di Stato? Ma lei non mi ha risposto. Se tu eleggi come figura di riferimento morale a questi soggetti che sono stati protagonisti del neofascismo, è chiaro che c'è una continuità ideologica che è assolutamente conseguente con altre iniziative. La proposta della Meloni di abolire la legge Mancino, che punisce con la reclusione chi incita alla ricostituzione del partito fascista, la definizione del reato di tortura come un'infamia che impedisce alle forze di polizia di lavorare. E quindi ci troviamo, diciamo, dopo tanto,
certo tempo in una fase difficile della nostra democrazia. Io, quando sono stato il 26 ottobre al Senato, siccome tutti parlavano del fascismo, ho cercato di ricordare, ma vi siete dimenticati che c'è stato il neofascismo? Che il fascismo non è finito nella prima metà del Novecento, ma è continuato nella forma del neofascismo, e che il neofascismo ha condizionato la storia di questo paese con questa serie di stragi. E ho cercato di portare il dibattito su questo punto, facendo quelle domande. Com'è che avete come punto di riferimento Raudi, Maletti e compagnia bella? Non mi hanno risposto. Devo dirvi che mi ha veramente inquietato non la reazione della destra, ma il silenzio fragoroso della sinistra, del Partito Comunista. Non ho avuto un solo applauso neanche quando ho detto delle cose che qualsiasi democratico sincero dovrebbe condividere, cioè che non si può pensare che sia chiusa quella stagione, ci sia una riconciliazione nazionale, perché la Russia ha portato i fiori alla Segre, fino a quando non sapremo chi sono i mandanti di secolo le stragi. Neanche a loro me lo chiedo. E io provo, anzi, uno che si è alzato per dirmi, come ho letto sui giornali, è stato gelato dagli sguardi degli altri. E ancora di più mi angoscia che io pensavo che, dopo aver sollevato in una sede così importante un problema di questo genere, gli intellettuali italiani cominciassero a parlarne. Ma esiste questo problema? Continua a parlare del fascismo. Cioè, la migliore parola è quella che non si dice. I panni sporchi si lavano in famiglia, che, come diceva Leonardo Sciascia, la massima di quelli che i panni sporchi non li lavano neanche in famiglia. Quindi noi siamo una democrazia incompiuta, che vive di rimozione e che si avvia velocemente verso una repubblica presidenziale, questa democrazia fragile, queste forze politiche, che chiaramente diventa il coronamento del sogno che ha sempre, diciamo, animato le forze più conservatrici di questo paese, e che crea veramente un grosso pericolo, perché un paese di democrazia fragile come questo, dove c'è un conflitto di interessi ancora enorme, dove c'è un vertice politico, Berlusconi, che è proprietario di media televisive, dove tutti i media, il 90% dei media, sono in mano ai più grandi gruppi editoriali, ma cosa ci vuole organizzare una campagna di stampa che ti porta alla presidenza della Repubblica il tuo candidato? Cioè, qui dobbiamo, è già, diciamo, è una strategia di concentrazione del potere verso il vertice, che sostanzialmente vuole dare una veste istituzionale al processo di oligarchizzazione del potere che c'è in campo da tanto tempo e che si sta muovendo contemporaneamente su un altro piano. Non solo io ti concentro tutti i poteri nel Presidente della Repubblica, che è capo dell'esercito, capo del Consiglio della Magistratura, che ti nomina i componenti della Corte Costituzionale, ma nello stesso tempo ti demolisco l'autonomia e l'indipendenza della magistratura con una serie di norme che in tutti questi anni hanno progressivamente compresso, con un ministro della giustizia Nordio che dice che il suo modello è che i pubblici ministeri non devono iniziare le indagini deve fare la polizia, che dipende dal governo. Se avessimo avuto questa magistratura che immagina Nordio, non avremmo avuto mai Falcone e Borsellino, perché, come tutti sanno, la nascita della nuova antimafia si ha quando Falcone e Borsellino inaugurano una stagione. Invece di aspettare i rapporti delle forze di polizia, come avevano fatto tutti quelli che avevano preceduto e che non avevano mai fatto indagini su Ciancimino, su Lima, prendono la direzione delle indagini e danno un impulso, e per questo motivo vengono chiamati giudici sceriffi, che si appropriano impropriamente di potere verso la polizia. Stiamo tornando indietro in modo preoccupante. E la cosa che più mi preoccupa è che l'avvento del fascismo non avvenne grazie alla violenza dei fascisti, ma avvenne grazie alla debolezza di quella parte della società italiana che avrebbe dovuto impedire l'avvento del fascismo, che siete a guardare. E quello che mi preoccupa oggi è la mancanza di reattività dell'intelligenza nazionale, del più importante partito della sinistra,
voi dovete capire benissimo quanto mi sia sentito solo e sgomento nel fatto che non solo venivo applaudito, ma che non c'è stato e non c'è nessun seguito a quello che ho detto. E io questo lo trovo incredibile e lo trovo un sintomo gravissimo del gravissimo stato in cui è precipitata la nostra democrazia. Grazie al procuratore Scarpinato. Credo che la linea che è stata tracciata tanto chiara quanto inquietante per certi versi. Paolo, io no, aspetta, ti rubo niente, dopo una cosa, dopo quello che ha detto il procuratore, una cosa aggiungevo. Appunto, in cui sono, vi prometto 2 minuti solamente, poi passo a lui, che è il vero relatore per noi coppia di autori. Perché dopo quello che ha raccontato il procuratore, o meglio col senatore, il senatore procuratore Scarpinato, mi è venuta voglia di fargli una segnalazione, diciamo, a questo punto. Una segnalazione a lei per quando tornerà a parlare al Senato di fronte a Meloni, perché è divertente questo fatto che è stato sostanzialmente grazie, si illumina di mezzo, si illumina anche il telefonino, si illumina da solo. E una segnalazione che è di questo tipo: il senatore Claudio Barbaro di Acerra, non più rieletto in questa sessione perché l'ha vinta l'esponente del 5 Stelle locale, candidato per Fratelli d'Italia, ed era, diciamo così, nessuno si aspettava che il senatore Claudio Barbaro non ce la facesse. A proposito del fatto che il fascismo è cosa vecchia, che la Meloni è afascista, diciamo così, è divertente perché il senatore Claudio Barbaro fa parte del gruppo dei finanziatori della difesa di Gilberto Cavallini nel processo precedente, il primo grado sulla strage di Bologna, lui identificato come quarto uomo della strage. E chi raccoglieva questo compare sui social, peraltro non è neppure nascosto, ma è divertente doverlo raccontare così. Chi è vecchio come me sa chi è Guido Zappavigna, noto esponente della destra eversiva romana, che ha fatto da punto di riferimento per la raccolta dei fondi per sostenere le spese legali di Gilberto Cavallini, insieme a lui il senatore Claudio Barbaro di Fratelli d'Italia, e insieme a lui anche, diciamo così, un folto gruppo di soggetti che crebbero, diciamo così, politicamente nella sezione dell'MSI di via Siena a Roma, cioè l'ala militare dei NAR, e che contribuiscono al finanziamento della difesa di Gilberto Cavallini. Tra questi, appunto, tra quelli della sezione, insomma, Fioravanti, Alibrandi, Francesca Mambo, Massimo Carminati, Stefano Tiraboschi, Dario Pedretti, insomma, Walter Sordi, Mario Corsi, insomma, ce n'è di ogni. È interessante quindi sapere che Claudio Barbaro, che a questo punto, come dire, non è più senatore, ma rimane attualmente a reggere alcune funzioni dirigenti all'interno di Fratelli d'Italia, e tra i finanziatori della difesa di Gilberto Cavallini. Io spero che qualcuno, come dire, che lei senatore farà presente alla Meloni come concepisce il suo essere profondamente afascista, o comunque non legata a quel regime, come ho avuto modo di dire in campagna al Senato l'altro giorno e anche alla Camera precedentemente, come una cosa di questo tipo
la giustifica. Io ho finito. A questo punto faccio una domanda solamente per Armando, perché vabbè, mentre appunto si la linea tracciata dal procuratore Scarpinato, procuratore senatore, come diceva Paolo, è quello della una lunga linea di convergenza di interessi, e questo è il primo aspetto, diciamo, che avete dovuto affrontare e avete sempre affrontato tu come difensore di parte civile per quanto riguarda famiglia Piero Torre, scusa, il partito. E avete sempre sostenuto questa convergenza di interessi, cioè la mafia non è che non ha responsabilità, ha responsabilità, però c'è appunto una convergenza di interessi. Certo è che in questi anni appunto sono riapparsi anche dei documenti, e da questo è quello che vi ricordava prima Adriana, vi ha riportato a rifare una seconda edizione. Penso ai verbali desecretati di Falcone di fronte alla Commissione parlamentare antimafia, quelli del 3 novembre dell'88 e del 20 giugno del 90. Ricordi riaffiorati all'improvviso da Pino Arlacchi, tutti i pezzi di puzzle che per certi versi si aggiungono a quegli elementi che comunque avete trovato nel corso del processo. Un momento chiave, lo descrivete nel libro, è quando inizia a parlare Totò Cancelli. Cioè, tu vuoi che io parli del processo? Il processo è stata una cosa amara, perché la magistratura giudicante ha messo un semaforo rosso, come usava a dire Giuseppina La Torre, la moglie di Pio. Un semaforo ha impedito una ricerca autentica della verità, anche solo quella processuale, non quella sostanziale. Ma io, prima di rispondere a te, perché è giusto che lo faccia, voglio dire che ho avuto questa sera delle emozioni nel vedere tanti volti di compagni e compagni di una vita, amici, amiche, e tuttavia non mi sono emozionato quando nel video ha parlato Pio La Torre. Non mi sono emozionato perché mi sono amareggiato pensando all'oggi. Cosa diceva in quel video La Torre? Sono qui a ricostruire una politica. Sono qui a cercare disperatamente l'unità. Sono qui perché la politica cambi i parametri, e ci stiamo riuscendo, stiamo creando l'unità, l'unità di varie politiche in vista di un obiettivo. In quel momento l'obiettivo fondamentale era la pace, era impedire l'installazione dei missili a Comiso. Era in definitiva una visione alta della politica, del mettere insieme, diremmo con un linguaggio cattolico, gli uomini e le donne di buona volontà, diciamo pure così. E perché ero amareggiato? Perché in questi ultimi mesi la politica non è stata capace di unire le forze in vista di un obiettivo importante, impedire che la destra, questa destra, conquistasse il governo del potere. Ecco l'amarezza. L'amarezza che dobbiamo cercare di superare, sapendo le grandi difficoltà che abbiamo dinanzi, che forse non sono superiori a quelle che abbiamo avuto sempre. Perché è stato detto da Adriana, dal procuratore, dalla Valentina ancora prima, e il potere si difende ed ha impedito, impedisce e sicuramente impedirà o tenterà di impedire che si possa raggiungere, a scavare finalmente in quelli che io non ho mai voluto chiamare, non chiamo i misteri, sono soltanto segreti. Perché questa favola, questa ideologia dei misteri, i misteri cosa sono? Sono qualcosa che sfugge alla razionalità dell'essere umano, e non c'è niente di misterioso in quello che è accaduto in questo paese. È soltanto coperto, avvolto, sigillato nei segreti,
e sono non soltanto segreti di Stato, sono segreti anche più piccoli, più bassi, ma che si accrescono e arrivano a formare una chiusura ermetica di ciò che è avvenuto, del tanfo della Repubblica, che sin dal primo momento, come diceva Scarpinato, è stata attentata. E allora, prima di rispondere alla domanda cattiva di Aaron, è cattiva perché ne spinge a dire delle cose che noi abbiamo scritte, e abbiamo scritto forse solo in parte, non per pudore né per reticenza, ma perché se io a volte rileggo questo libro che abbiamo scritto, abbiamo meditato a lungo, e lo facemmo la prima edizione perché ritenevamo che la storia della politica e della tragedia di Salvo e La Torre non restasse relegata alle celebrazioni rituali, ma che cercasse di scavare dentro quel momento e quella fase politica che riteniamo drammatica, importantissima, quella che ha creato i presupposti e le condizioni per ciò che è avvenuto nel 92-93. Cosa accadde in Italia e anzi segnatamente in Sicilia dal 78 all'83? Accadde di tutto, hanno ucciso tutti quelli che cercavano e volevano incamminarsi nel cambiamento per una democrazia progressiva, o soltanto per una democrazia, furono tutti uccisi. Tra parentesi, noi diciamo anche in questo libro una semplice riflessione dell'uomo della strada. E il Ministero dell'Interno sappiamo essere il responsabile dell'ordine pubblico e della sicurezza nel nostro paese, no? Il ministro dell'Interno nel 78, che succede a Cossiga dopo la vicenda Moro, perché la storia d'Italia è la storia prima di Moro e dopo di Moro, no? Il ministro dell'Interno che è Rognoni, bravo, avevo dimenticato una rimozione. Rognoni è ministro dell'Interno dal 78 al giugno 83, cioè è il ministro dell'Interno quando in Sicilia e in Italia succede di tutto. Pure la strage di Bologna, non sentì mai, è morto da poco, mi dispiace, però non sentì mai il pudore, il dovere, la sensibilità di dimettersi, né mai glielo chiesero con forza gli altri. Un po' il PC per la verità, un po' Pecchioli e qualche altro dirigente del partito. Torno indietro. Perché La Torre capisce, come diceva il procuratore, e qua c'è un problema da mettere d'accordo, il procuratore, il senatore, di nuovo. E La Torre capisce, ma anche nel linguaggio, innova nel linguaggio. Il linguaggio è una scelta politica. Tu voi pensate che nell'84 si sa che esiste la cupola, la commissione di Cosa Nostra, perché Buscetta che ne parla, no? Ma lui ancora prima parla di una direzione nazionale della mafia. Direzione nazionale, capisce che la mafia non è un qualcosa di disomogeneo, è qualcosa che è per un verso accentratrice e per altro verso una gerarchia rigida, molto rigida. Tuoconi ha un termine che per uno della destra cosiddetto del partito è un po' inusuale. Il liberismo selvaggio, che cos'è? E dice che per i grandi delitti c'è un tribunale internazionale che decide, tribunale internazionale. Vengo all'oggi, noi abbiamo poi, su sollecitazione gradita dell'editore, abbiamo fatto questa, che lui ebbe avuto l'idea di ristamparlo per il 40° anniversario, anche se siamo arrivati un po' dopo, abbiamo aggiornato, abbiamo inserito qualcosa che è venuto fuori in questo periodo. E ci sono due interrogatori di Giovanni Falcone in commissione antimafia poco prima di essere della strage, in cui parla molto chiaramente degli omicidi Mattarella e La Torre,
e Di Mattarella insiste ancora sulla pista nera e La Torre dice è l'omicidio più importante che si sia verificato in Sicilia, io oltre alla mafia vedo altro. Poi ci siamo imbattuti e abbiamo scelto anche di aggiornarlo significativamente, crediamo dal nostro punto di vista, perché oggi il tema della pace è un tema non solo dirimente, ma tragicamente dirimente. E La Torre si spende nell'ultimo anno della sua vita in una maniera totale sulla strada della pace. E noi siamo convinti che sulla strada della pace sia stato ucciso. Cosa dice? Cosa dice? Sempre in questa visione che non è né assolutamente ecumenica, non è partigiana, è soltanto una visione unificante in vista dello smantellamento dei missili o della non installazione, ma non in una visione unilaterale, perché chiede il bilanciamento, chiede di andare a Ginevra con una richiesta di disarmo totale mondiale, ecco quello che diceva il procuratore, con una visione che va ben al di là della Sicilia, dello Stretto, eccetera. Ma su quello unisce le sue energie intellettuali e morali con quelle di Piersanti Mattarella, che è un omicidio che lo colpisce in maniera profonda, perché c'era un rapporto utopico visionario per un certo verso, ma assolutamente realistico di voltare pagina nella Sicilia, ma non soltanto in Sicilia, se pensiamo che Piersanti Mattarella era l'allievo prediletto di Moro e sarebbe diventato sicuramente il vice segretario e il segretario della DC. Chi di dovere interrompe questa alleanza, interrompe questo rapporto e interrompendo col sangue questo rapporto interrompe la possibilità di cambiare strada. Ma si è detto spesso e si dice ancora oggi, ahimè, dopo 40 anni omicidio di mafia. Se intendiamo chi ha commesso materialmente l'omicidio è fatto dai mafiosi. Si chiamano Scarpuzzetta, si chiamano Cucuzza, si chiamano Madonia, Carollo, quelli che vogliamo. Abbiamo raccolto in termini assolutamente precisi la dinamica. Dico subito che a proposito della dinamica, Cucuzza, che l'autore confesso in udienza in appello, dice certo poi con Scarpuzzetta abbiamo commentato. Scarpuzzetta chi era? Scarpuzzetta non era soltanto un chilo del Greco Scarpuzzetta, era uno che sedeva in commissione. Quindi era a un certo livello alto, un cultore di latino e greco, diplomatosi al liceo Garibaldi col massimo dei voti, quindi insomma non era un quisque qualunque, no? E dice, sì, abbiamo commentato il suo omicidio, ma io sono sdegnato, perché non c'entra niente con la legge, con la proposta di legge, che fino a quel momento non era legge, era soltanto una proposta. E allora noi abbiamo lottato in tutte le fasi processuali, perché noi nel 1990, a novembre 90, poco dopo che venne fuori la notizia da parte di Andreotti che era esistita in Italia una struttura militare super segreta alla Gladio, credo che fummo i primi in questo paese a presentare un'istanza scritta formale alla giudice che indagava, il giudice istruttore, dicendo noi pensiamo che possa essere stato ucciso La Torre e Conte di Salvo, possano essere stati uccisi da questa struttura segreta, indagate. E in effetti capimmo e sapemmo dopo che Falcone si interessò molto a questa istanza. Lo criticammo, nel segreto istruttore non sapevamo cosa Falcone facesse, quali fossero i discorsi delle stanze. Tant'è che Sandra e Peppino ci fecero un'intervista in cui attaccammo noi molto fortemente Falcone. Lo attaccammo perché secondo noi non voleva seguire la nostra
ipotesi di lavoro, e invece voi abbiamo scoperto che... Ma in questi giorni, in questi mesi abbiamo scoperto qualcos'altro. E io, anche se sono contrario alle letture, una lettura me la voglio consentire, sperando di non tediarvi troppo e soprattutto di trovare le pagine, perché questo libro è pesante. Abbiamo intitolato un paragrafo La memoria ritrovata, perché a volte uno dimentica le cose, ma improvvisamente può ritrovarne, quindi è un buon recupero cerebrale che ci consente di vivere meglio. È una falsa, direbbe qualcuno la si compete, un falso lavacro della propria coscienza, ci fa sentire meglio. Dice l'autore di questo libro, poi lo diciamo, è tempo di concludere, ma non posso tacere di un aspetto del lavoro di Falcone che egli aveva segreto, teneva segreto a tutti, le sue indagini su Gladio, la P2 e gli omicidi, la Torre e Mattarella, i delitti più tipici della mafia di Stato, che in entrambi i casi si era mossa con un certo grado di autonomia dallo stesso Andreotti. C'erano in campo sviluppi clamorosi, parla, io adesso non voglio tediarvi troppo, parla di un segreto che appunto promana da Giulio Andreotti, il quadro internazionale, apre una parentesi, giustamente il procuratore parlava della lucidità di La Torre in quel contesto che capì cosa era accaduto dal 73 in poi nell'area del Mediterraneo. Salazar che se ne va in Spagna, torna alla democrazia, c'è la parentesi democratica in Turchia con Ecevit, c'è l'omicidio di Sadat nel 1981, che significa che l'ipotesi di pace possibile, auspicabile in quella terra martoriata della Palestina poteva ricevere un po' di ossigeno. E veniamo dalla sconfitta americana nel Vietnam nel 75, quindi una perdita di credibilità, di potere, di immagine, il golfo della Sirte, insomma, riesce La Torre, ha una capacità incredibile di far rivivere quel momento contestualizzandolo a quella situazione in cui dice no, non vogliamo morire servi. Poi vi leggo un passo che secondo me è altamente significativo e dimostra come in Italia allora ci fosse un po' di spina dorsale che oggi è completamente scomparsa, perché non siamo alleati, siamo servi. La matrice della rete Gladio, la NATO lottava per la propria sopravvivenza, siamo appunto nel 1991-90. Lo scioglimento della NATO era entrato nell'agenda dei governi occidentali, un po' come diceva Macron fino all'anno scorso della NATO, no? Una ricaduta pratica di ciò fu l'indebolimento del ricorso al segreto di Stato. Ci incontrammo a casa mia alla fine del 1991 a cena. Falcone era rientrato dalla Sicilia, Giovanni mi illustrò la sua visione delle cose. Virgolette, qui parla Giovanni. Ho parlato con un po' di gente dei servizi deviati. Lui chiama, no, perché per noi i deviati erano gli agenti fedeli alla Repubblica, non quelli che noi diciamo deviati perché fanno il lavoro contro la Repubblica. I deviati sono pochi e sono quelli che lavorano per la Repubblica. E sono stato a Palermo da Paolo, c'è lo scompiglio ovunque, sia in Sicilia che qui abbiamo capito che ci sono movimenti, che c'è qualcosa che si sta preparando di grosso. È chiaro che se vogliono sopravvivere, è sempre Giovanni Falcone che parla, devono ripetere quanto hanno fatto 10 anni fa quando si sono sbarazzati di La Torre e Mattarella. Però stavolta è più difficile perché non hanno più le coperture di allora. La CIA si disinteressa di loro, la NATO è quasi morta, gli è rimasto Andreotti, che non è poco ma non è abbastanza. Cosa intendi, fa lui a Giovanni, quando dici che vogliono ripetere La Torre e Mattarella? La Torre aveva un conto aperto da decenni con Cosa Nostra. Era il nemico più forte che avessero in Sicilia e gli aveva appena sparato contro una legge micidiale. Una proposta.
ma nel suo omicidio c'entrano anche la P2 e Gladio, i super anticomunisti che lo odiavano per la sua battaglia contro gli euromissili. Per di più La Torre era diventato debole anche nel suo partito. Non sapeva, non si rendeva conto che il PC aveva rinunciato a un'opposizione frontale ai missili. Questo in parte è anche vero. E il delitto Mattarella, chiede l'autore, gli chiese. Quel delitto è stato un caso Moro bis. L'esecuzione fu opera di killer mafiosi e di terroristi neri inviati dalla P2 e sostenuti, forse anche ospitati dalla base Gladio di Trapani. Sto ancora cercando riferimenti e ho una buona fonte negli ambienti di destra, concluse il giudice. Voi capite che dopo 30 anni qualcuno che sapeva questo, fondato o non fondato, vero o verosimile, ma comunque una notizia, ne parla solo oggi a 30 anni di distanza e non ha fornito delle indicazioni che potevano essere di aiuto proprio a Giovanni Falcone che indagava su questa strada. Boh, non lo so. Cioè io lo so, ma non lo dico. Del libro, le compra del libro. Esatto, giusto, buona battuta. Perché giustamente dice Castronovo, non lo dire tutto, perché sennò il libro non lo si compra. E Castronovo ha ragione, ma dove è scomparso? Hai finito tutti i libri? Quello del decennale, del ventennale. No, perché dice Paolo, tra 10 anni facciamo una spedizione. Chi ci arriva? Ma non è questo solo che abbiamo dovuto superare nel processo. E non è questo solo che abbiamo ricavato in questi anni. Abbiamo ricavato che è cresciuta una consapevolezza per un verso e si è abbassata la politica per altro. Quindi nel momento in cui cresce la consapevolezza si abbassa il livello della politica, ma si abbassa e dobbiamo sempre pensare a chi ormai si sente estraniato dalla politica, cioè quel 40% che si astiene, cui si deve aggiungere qualcosa di cui nessuno parla, scusate questa è una digressione, e sono le schede bianche e nulle che fanno il 4,5% dei votanti, cioè un partito. E di questo non si parla. Questo qua, 4,5% consapevole che lancia un messaggio di distacco forte dalla politica, non viene aggiunto al 40%. Io non voglio tediarvi anche perché Valentina Adriana è stata superba, secondo me. Il procuratore Scarpinato che ci ha fatto una disamina più che completa, credo, di tutto ciò che si è mosso, avvenuto, registrato in questo paese, non posso annoiarvi. Vi voglio soltanto concludere, magari dando lo spazio a qualche intervento che secondo me ci sarà. E voglio concludere leggendovi un passo del libro, non ci ho nulla togliendo la possibilità di leggerlo più ampiamente. Qui si traduce la nostra amarezza e per un certo verso la nostra speranza. Speranza che viene irrobustita dalle parole della prefazione che ci ha voluto concedere Camilleri 10 anni fa, che riteniamo che era attualissimo ovviamente allora e che è attuale anche oggi, perché noi non stiamo parlando di fatti antichi, noi abbiamo parlato oggi dell'oggi. Dell'oggi, della pace dell'oggi, del lavoro dell'oggi, perché quando conclude praticamente nel gennaio 82 Pio La Torre il congresso regionale del suo partito, dice il titolo della sua relazione è pace, lavoro, autonomia. Cioè la pace è il primo termine che viene usato. Io qui ho un giornale dell'epoca
del 1981, non lo esibisco, ma se volete lo esibisco, è l'unità in cui Berlinguer apre i lavori del suo partito in un momento molto importante sulla pace. E a fianco c'è una foto del cancelliere tedesco Schmidt che parla con Spadolini e insieme fanno una richiesta alla NATO di sospendere i missili, di rivedere il bilancio, l'armamento atomico mondiale, quindi fanno gli alleati, ma con spina dorsale, con l'equilibrio e con forza. Oggi l'ho già detto, tutto ciò è finito. E noi diciamo, poi vorrei dire che le parole di Camilleri sono molto significative. Dice, intanto Pio La Torre, e qui voglio sottolinearlo, era uno che sapeva quanto costava pane, cioè era uno che veniva dalla terra, per usare un termine oggi filosoficamente accettato, e conosceva quindi i bisogni della gente umile da cui proveniva. È caduta una cortina di sostanziale silenzio sui grandi interrogativi di quella stagione, che è quella stagione del 80-82, in cui accadde di tutto, da Ustica alla stazione di Bologna, partendo dalla impenetrabile vicenda Moro e con le celebrazioni rituali annuali che a poco si sono furbescamente imposte sulla ricerca e sulle analisi. L'esito è stato quindi la creazione della ideologia dei misteri, che sono qualcosa che esula dalla capacità razionale dell'umano, che conviene a molti, quasi a tutti, in quanto li mette al riparo per quieto vivere o per convenienza. Infatti i presunti misteri non esistono, sono piuttosto segreti che la politica decide che restino tali, che non vengano svelati, che siano usati come arma di pressione, di ricatto, di scambio, in un'apoteosi di religione della menzogna edificata dalla classe dirigente in spregio a quel bisogno di verità che viceversa è il cemento sacro di uno Stato di diritto. Segreti e menzogne, accumulatesi e sedimentatesi progressivamente nel tempo, hanno contribuito in modo significativo a inquinare gravemente la società in tutte le sue articolazioni, favorendo il rafforzamento di un folto apparato di comando che regge ed è tutto teso a garantire l'immutabilità del sistema politico. Su quel periodo decisivo per le sorti del paese si sono spente in genere le veglie critiche, sono rimasti i fatti e questi pure trasformati in opinioni e vissute e praticate secondo una prevalente retorica di eroismo italico. Nel grande silenzio della politica e degli intellettuali, come diceva Scarpinato, e con morte dell'opinione pubblica. Ma si sa che in Italia il coraggio intellettuale della verità e la pratica politica sono due cose inconciliabili, come diceva Pasolini. Così il periodo storico 78-79, 83 non viene letto come il presupposto delle stragi del 92-93, ma quasi emarginato a episodio bellico di contrapposizione Stato-antistato, spiegazione tranquillizzante e falsa. E noi con questo vogliamo dire che, superando questo aspetto di amara riflessione, però riteniamo che se uno guardasse tutte le sale come questa oggi in questo paese, in Italia, e allora diciamo che la speranza di riprenderci, però facendo passi indietro, passi laterali, e poi per fare un passo in avanti, la speranza può essere. Grazie Armando. Ovviamente accogliamo l'invito che ha appena fatto poco fa, cioè ovvero se qualcuno del pubblico vuole fare domande, i relatori sono qui a disposizione. L'ora è tarda, quindi immagino di no. Io vi ringrazio ancora, grazie Armando Sorrentino, Paolo Mondani, Roberto Scarpinato, Adriana Laudani, anche a Tiziano Insalmo, grazie a Valentina Chinnici. Grazie a Tiziano.
Grazie.